Ciao e bentornati nel mio canale, sono Adriano Maffei, fotografo, e oggi voglio parlarvi di come sviluppare un rullino in bianco e nero. Seguimi fino in fondo, perché alla fine di questo video sarai in grado di realizzare da solo, in completa autonomia, il tuo primo sviluppo di un rullino in bianco e nero. Una delle cose che amo di più del bianco e nero è che puoi seguire personalmente tutte le fasi della creazione della tua immagine, partendo dallo scatto fino alla stampa finale, naturalmente passando per la fase di sviluppo della pellicola. Ed è quello che oggi andremo a vedere, come sviluppare una pellicola in bianco e nero. Il mio video di oggi vuole essere un po' un tutorial per chi ha le prime armi, per chi forse non ha neanche mai sviluppato e vuole cimentarsi in questa tecnica che dà sicuramente grandi soddisfazioni. Da quando scatto in pellicola, quindi davvero da molto tempo, in particolar modo in bianco e nero, ho scelto di sviluppare da solo i miei rullini. Sviluppare un rullino in bianco e nero di per sé non è così complesso, bisogna avere piccoli accorgimenti, bisogna essere precisi, puliti ed evitare di improvvisare. La tecnica di per sé è piuttosto semplice, non occorrono grandi conoscenze, bisogna attenersi ad alcune regole che sono comunque scritte. Nello sviluppo di un rullino in bianco e nero sono molte le variabili che concorrono ad un risultato che può essere anche molto diverso. E queste variabili sono, ad esempio, come si espone il nostro rullino in bianco e nero, la sensibilità che abbiamo impostato nel nostro esposimetro, o anche l'indice di contrasto, diciamo quindi se abbiamo esposto per le ombre, abbiamo esposto per i grigi medi, per le luci. Questo andrà poi ad influire sullo sviluppo che vorremmo fare. Influirà sullo sviluppo anche il tipo di sviluppo che utilizzeremo, quindi la marca, il modello anche di sviluppo. Anche la diluizione, quindi quanto è concentrato questo sviluppo. La temperatura, l'agitazione, sono davvero molte appunto le variabili nello sviluppo di una pellicola. Ma noi non andremo ad affrontare questi aspetti, anche piuttosto tecnici, diciamo. No, io direi che per iniziare a sviluppare la cosa fondamentale è attenersi alle regole base. E spesso le regole base dello sviluppo di una pellicola sono scritte su questo fogliettino di cartoncino, nella scatola della nostra pellicola. All'interno troveremo i rivelatori che sono consigliati dal produttore della pellicola, le temperature e i tempi di sviluppo per ottenere un risultato, diciamo, mediamente più che soddisfacente. Ma andiamo a vedere insieme tutto il necessario per poter sviluppare un rullino in bianco e nero. Naturalmente avremo bisogno della nostra pellicola esposta, se possibile, correttamente. La nostra pellicola andrà inserita all'interno di un accessorio fondamentale per lo sviluppo del bianco e nero, che è la tank. La tank è uno strumento, diciamo che fondamentalmente è un recipiente all'interno del quale il liquido può raggiungere tutti i punti in maniera uniforme, omogenea della pellicola. All'interno della tank, la andiamo a aprire, è presente una spirale. Questa è la guarnizione. Una spirale sulla quale andremo ad avvolgere, poi vi farò vedere come, la nostra pellicola. La pellicola sarà poi immersa appunto all'interno del liquido presente nella tank, che poi andremo ad agitare e nella quale terremo per un certo tempo la nostra pellicola al fine di ottenere lo sviluppo che desideriamo. Quello che ci occorrerà per poter preparare il nostro sviluppo è un termometro, possibilmente digitale, sul quale potremo controllare perfettamente la temperatura dei nostri liquidi, alcuni misurini graduati che ci aiuteranno a preparare le nostre soluzioni, magari uno piccolo, un recipiente anche più grande sul quale poter mettere il nostro rivelatore e misurare la sua temperatura. Avremo bisogno del rivelatore, quindi dello sviluppo che andremo a scegliere per la nostra pellicola, che in questo caso ho già preparato all'interno di questa bottiglia che permette di eliminare l'aria in eccesso per conservare nel modo migliore lo sviluppo. Avremo bisogno di acqua corrente per poter lavare la pellicola ed anche del fissaggio che in questo caso ho scelto della Agfa. Il fissaggio permetterà appunto di fissare sulla nostra pellicola l'immagine sviluppata. Per poter inserire la pellicola all'interno della spirale avremo bisogno del buio assoluto. Voi considerate quanto è sensibile una pellicola, basta una frazione di secondo per poterla imprimere. Quindi se noi faremo prendere anche soltanto un istante di luce alla nostra pellicola andremo a compromettere quello che abbiamo fatto in fase di scatto. Quindi è fondamentale, dicevo, il buio assoluto nel momento di inserire il nostro film su questa spirale. Solitamente per chi ha a disposizione una camera oscura, una stanza dove è stato ben sigillato ogni possibile punto di accesso alla luce è sufficiente per poter eseguire questa operazione, quindi con mani libere, in stanza, ripeto, completamente, assolutamente buia. Ma c'è un accessorio che ho utilizzato, che utilizzo tuttora, molto comodo per poter inserire il film nella spirale, che è questo. Una sorta di camera oscura portatile. Fondamentalmente un sacco nero a tenuta di luce che, se lo apriamo, ha un po' la forma di una t-shirt, di una maglietta, che sembra avere due maniche. Su questi fori posti ai lati andremo a inserire le mani per poter poi lavorare all'interno e inserire il film nella spirale.
Su questa camera oscura portatile è presente una cerniera lampo doppia a tenuta di luce che ci permette di inserire al suo interno la tank, la spirale, la pellicola e le forbici. Una volta che avremo inserito la pellicola all'interno della tank, quindi chiusa, sigillata, potremo riaprire la nostra camera oscura portatile ed avere la tank pronta per fare lo sviluppo. Inserire un film all'interno di una spirale è forse l'operazione un pochino più antipatica per il principiante, soprattutto perché, ripeto, lo dobbiamo fare al buio totale, quindi non vediamo quello che stiamo facendo con le mani sulla spirale. La prima cosa che dovremo fare quando inseriamo una pellicola all'interno della spirale è quella di preparare la coda della pellicola. Una volta estratta dalla nostra fotocamera, una pellicola si presenta in questo modo, quindi con la coda sagomata come esce dalla casa. Il consiglio che vi do quando togliete la pellicola dalla vostra macchina è quella di non far rientrare completamente questa linguetta, quindi un po' di attenzione nel momento di riavvolgere il film, magari ascoltando bene l'attimo dello sgancio dal rocchetto di avvolgimento, in modo che questo pezzo rimanga fuori e non dobbiate poi, magari con uno strumento apposta che comunque si trova in commercio, andare ad inserirlo all'interno della pellicola per estrarne la coda. Quindi cosa dovremo fare? Dovremo tagliare prima di tutto questo pezzo di film. In questo caso non lo faccio perché questo è un film che ancora non ho esposto, ma tagliarlo in modo che venga come questo, che è il film che ho già preparato. Solitamente faccio un taglio netto diritto, in questo modo, e poi con le forbici faccio un piccolo smusso ai due angoli per facilitare l'inserimento nella spirale. Per potervi mostrare come inserire il film in una spirale, ho preso questo vecchio film che in realtà è di diapositive ma non ci interessa, un film intero già sviluppato. Supponiamo che questo film sia in queste condizioni, quindi inserito all'interno di un rocchetto, quindi con la linguetta estratta e già preparata come vi ho appena indicato. Andremo quindi a prendere questo film, naturalmente con le mani infilate nella nostra sacca, nella nostra camera oscura portatile, andremo a inserire la pellicola in questo modo. La spirale presenta delle piccole tacche che servono per facilitare l'inserimento della pellicola, ma più che altro per permetterci con le dita di sentire al buio quali sono i punti dove dovremo infilare la pellicola. Quindi, ripeto, al buio totale dovremo inserire la parte di pellicola che esce dal rocchetto in questo modo nella spirale. Dovremo cercare di farlo finché la nostra pellicola avanza e questi smussi che vi ho consigliato di fare faciliteranno l'operazione. Quindi inserendola in questo modo, ci troveremo a questo punto che la pellicola si fermerà, perché qua avremo il nostro film. Quindi in questo modo cominceremo a far scivolare la pellicola ruotando le due parti della spirale che sono mobili. In questo modo e manualmente facendo scorrere la nostra pellicola al di fuori del rocchetto, inizieremo ad eseguire questa operazione. La pellicola in questo modo andrà ad arrotolarsi completamente all'interno della spirale, distribuendosi in modo uniforme secondo le scanalature che sono predisposte. A un certo punto arriveremo alla fine del nostro rullino, praticamente dove il rullo è attaccato, solitamente con un pezzo di scotch, di nastro, all'interno del rocchetto. Arrivati quindi a questo punto, sempre all'interno della nostra camera oscura portatile, dove avremo, ripeto, già inserito fondamentale un paio di forbici, dovremo tagliare la parte finale del rullino, lasciando quindi libero il rocchetto. Quando la nostra pellicola sarà inserita completamente nella spirale, quindi esattamente in questo modo, dovremo prendere la nostra tank, che avremo messo magari già aperta all'interno della nostra camera oscura portatile. In questo caso c'è già una spirale, la vado a togliere. Ecco, noi avremo inserito tutti questi pezzi all'interno della nostra camera oscura portatile, quindi guarnizione, tank, gli accessori che servono a fissare la spirale all'interno della tank e la spirale nella quale abbiamo avvolto la pellicola. Quindi inseriremo questi accessori per bloccare la spirale, che quindi non si potrà più muovere su questo perno. Inseriremo la spirale all'interno della tank, ci assicureremo che la guarnizione sia ben posizionata nella tank, la avviteremo
Ed a questo punto già la nostra tank è attenuta di luce, anche se non è ancora chiusa. Ma la chiuderemo. In questo modo la nostra tank è pronta per essere tirata fuori dalla camera oscura portatile. Quello che dovremo fare poi sarà preparare i liquidi, preparare lo sviluppo ed il fissaggio. Lo sviluppo, nel mio caso, avendo una pellicola Kodak T-Max, ho scelto di utilizzare il D76. Questa è una mia scelta perché magari la Kodak consiglia il T-Max o il D76 o altri prodotti, ma avendo già in casa il D76 con il quale ho sviluppato solo pochi giorni fa altre pellicole, esattamente una Trinix HP5, ho deciso di utilizzarlo anche per sviluppare il T-Max 100 piuttosto che preparare un nuovo sviluppo T-Max. All'interno della nostra scatolina, come dicevo, andremo a leggere i tempi consigliati. In questo caso leggo in corrispondenza del D76, quindi del liquido di sviluppo che ho scelto di utilizzare, il tempo corrispondente in base alla temperatura del mio liquido. La Kodak mi dà due tempi. Mi dà 6 minuti e mezzo in caso di 20 gradi o 4 minuti e mezzo in caso di 24 gradi. Questo utilizzando il D76 in soluzione stock. Cosa vuol dire? Cioè così come l'ho preparato quando l'ho acquistato in polvere. Altrimenti potrebbe essere utilizzato anche in diluizione 1:1, cioè metà della dose di acqua e metà di liquido rivelatore. In questo caso decido di svilupparlo in soluzione stock, come consiglia l'etichetta della pellicola, per 6 minuti e mezzo a 20 gradi. La Kodak, sempre all'interno dell'etichetta della pellicola, consiglia una agitazione della tank ogni 30 secondi. Praticamente il mio metodo di sviluppo del bianco e nero consiste nell'agitare per il primo minuto in questo modo la tank, quindi un minuto di agitazione continua, in modo che lo sviluppo si distribuisca uniformemente su tutta la pellicola. Dopodiché, come Kodak consiglia, ogni 30 secondi farò alcuni capovolgimenti, io ne faccio 5, quindi farò 5 capovolgimenti in questo modo e poi lascerò ferma la tank per 30 secondi. Poi di nuovo altri 5, quindi ogni 30 secondi eseguirò questa operazione. Passati i 6 minuti e mezzo che ho letto appunto qua, butterò il liquido dalla tank, quindi lo sviluppo, e sciacquerò per circa 30 secondi la pellicola in acqua corrente che cercherò di mantenere intorno ai 20 gradi. Dopodiché butterò anche quest'acqua con la quale ho sciacquato la pellicola ed andrò ad inserire all'interno della tank il liquido di fissaggio. Liquido di fissaggio della Agfa, che avrò preparato precedentemente alla temperatura indicata sulla confezione e alla diluizione indicata nella confezione. Solitamente questi tipi di sviluppo sono adatti sia per carte che per pellicole. Basterà leggere l'etichetta e diluire esattamente come indicato il nostro fissaggio alla temperatura indicata, ma la temperatura del fissaggio non è così importante come la temperatura dello sviluppo. La temperatura dello sviluppo è fondamentale e può dare anche risultati molto diversi a livello di contrasto, a livello di acutanza, a livello di grana nel risultato finale della nostra pellicola. Atteniamoci alle etichette dei nostri prodotti. Una volta fissata la nostra pellicola per il tempo indicato nell'etichetta, andremo a sciacquarla, un risciacquo che solitamente faccio per almeno 10 minuti sotto acqua corrente. A questo punto l'ultima cosa rimasta sarà quella di fare un passaggio di imbibente. L'imbibente è una soluzione che serve a facilitare l'eliminazione dell'acqua, quindi del calcare, dalla nostra pellicola, quindi evitando che sulla pellicola si formino delle macchie che poi potrebbero essere fastidiose in fase di scansione o in fase di stampa all'ingranditore. Quindi lascerò asciugare la pellicola per circa un giorno tenendola appesa e a quel punto non rimarrà che tagliare in spezzoni, solitamente da 6 fotogrammi, la nostra pellicola per conservarla all'interno di appositi pergamini o contenitori in plastica. Bene, quindi questa è la teoria per sviluppare un rullino in bianco e nero. Direi che a questo punto avete un po' tutte le informazioni per poter iniziare con il piede giusto a sviluppare il vostro primo rullino. Ma rimanete sintonizzati su questo canale perché presto svilupperemo insieme un rullino, direi quasi in diretta. Io naturalmente vi ringrazio per aver seguito fin qua questo mio video, vi invito a mettere un like, a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e ad attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui miei ultimi contenuti. Grazie, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!